Questa guida rapida di consultazione ti insegnerà come utilizzare il tuo Kenwood Cooking Chef con disinvoltura. Ti illustreremo le caratteristiche di Kenwood Cooking Chef e del pannello di controllo, le impostazioni del selettore e delle velocità di rimescolamento e i messaggi di sicurezza, fornendoti suggerimenti e consigli che ti aiuteranno a utilizzare al meglio tutti gli accessori. Conosci il pannello di controllo. Per prima cosa diamo un'occhiata al pannello di controllo del tuo Cooking Chef. La presa motore ad alta velocità serve per frullare, spremere, centrifugare, affettare e sminuzzare. La presa motore a media velocità viene utilizzata per il food processor. La presa motore a bassa velocità è usata per tutte quelle operazioni per cui serve meno potenza, come per esempio tritare la carne, estrudere la pasta, tirare la sfoglia. L'attacco per utensili è la base su cui vengono inseriti diversi utensili di miscelazione e ruota con movimento planetario. Si tratta di una sequenza di movimenti che fa sì che gli utensili ruotino in un senso, mentre si spostano all'interno della ciotola nell'altro senso con risultati perfetti. Le maniglie della ciotola sono antiscivolo e resistenti al calore. La ciotola ha una capienza di 6,7 litri che consente di preparare anche grandi quantità di cibo. La sua base è una speciale struttura in acciaio inox e alluminio, adatta per la cottura ad induzione. Un sensore di sicurezza rileva se la ciotola non è installata correttamente. Cooking Chef Kenwood utilizza la cottura ad induzione per preparare e cucinare velocemente, risparmiando e in completa sicurezza. Il display LCD indica il tempo, la temperatura o i messaggi di sicurezza. Il timer con display digitale consente di programmare i tempi di lavorazione e di cottura fino a 3 ore. Il tempo viene aumentato o diminuito con gli appositi pulsanti in scatti di 5 secondi. Il pulsante temperatura timer può essere impostato per indicare il tempo o la temperatura. La spia di controllo della temperatura lampeggia per indicare che è attiva la funzione di riscaldamento cottura. La temperatura è visualizzata in gradi centigradi. La manopola di impostazione della temperatura di cottura va da 20 gradi centigradi a 140 gradi centigradi con una precisione di 2 gradi. Premendo il pulsante per mescolare a bassissima velocità, la pala compie 2,5 giri a bassissima velocità per incorporare gli ingredienti con delicatezza. La funzione Pulse serve per frullare ad altissima velocità per un tempo molto breve. È molto utile per rimuovere i grumi dalle minestre e per tritare il ghiaccio. Tenendolo premuto per più di 5 secondi, serve per mescolare alle alte temperature e ad alta velocità. La spia di controllo della velocità lampeggia quando è attiva la funzione di mescolamento. Le impostazioni per mescolare in cottura sono 3, per mescolare in continuo o intermittenza a seconda della ricetta. La posizione 1 indica una velocità di rotazione molto bassa e costante. La posizione 2 prevede una rotazione lenta di 2,5 giri ogni 5 secondi. La posizione 3 prevede una rotazione lenta di 2,5 giri ogni 30 secondi. Come tutte le Kitchen Machine Kenwood, anche Cooking Chef ha un selettore delle velocità, selezionabili in continuo da un minimo di 0 fino a un massimo di 6. E adesso si cucina. Segui questi semplici passaggi per iniziare ad utilizzare il tuo Cooking Chef. Solleva la testa dell'apparecchio. Inserisci la protezione termica. Inserisci un utensile di miscelazione, in questo caso la frusta a cappa. Posiziona la ciotola. Abbassa la testa. Inserisci il paraschizzi. Inserisci la spina. Versa gli ingredienti nella ciotola. Seleziona la temperatura. Seleziona la velocità. Inizia la cottura.
Abbassa la temperatura se necessario. Riporta la manopola di selezione delle velocità in posizione 0. Rimuovi il paraschizzi. Alza la testa della macchina. Rimuovi il gancio di miscelazione. Rimuovi la protezione termica. Appoggia la ciotola sopra l'apposito tappetino. Messaggi di sicurezza. Cooking Chef Kenwood è dotato di sensori di sicurezza per garantire la massima tranquillità di utilizzo quando è attiva la funzione cottura. I messaggi dei sensori di sicurezza appaiono sul display LCD e informano un mal posizionamento di una parte della macchina. Se durante la cottura la testa non è abbassata in modo corretto oppure sollevata, apparirà il messaggio E01. Soluzione: abbassare la testa. Portare il selettore delle velocità a 0 e iniziare di nuovo. Il messaggio E02 appare quando la ciotola di Cooking Chef Kenwood non è inserita correttamente. Sistemare la ciotola facendo attenzione che il logo sia sempre sul fronte della macchina. Il messaggio E03 appare quando è impostata la funzione cottura e la protezione termica non è fissata correttamente. Affinché il motore sia protetto, la protezione termica deve sempre essere inserita durante la cottura. Accertarsi che sia in posizione esercitando una pressione verso la testa della macchina. Il messaggio E04 appare quando il copripresa dell'attacco della media alta velocità non è fissato correttamente. In questo caso la funzione cottura si ferma. È comunque possibile utilizzare Cooking Chef Kenwood anche senza il copripresa per mescolare, ma non si può cuocere. Per procedere alla cottura, fissare bene i copripresa, riportare il selettore delle velocità sulla posizione 0 e proseguire con la velocità desiderata. Suggerimenti e consigli. Ecco ora alcuni suggerimenti preziosi che ti aiuteranno ad utilizzare al meglio le attrezzature in dotazione. Per un uso ottimale dell'apparecchio è necessario regolare la frusta a filo e il gancio a mezzaluna. Tutti gli utensili di miscelazione possono essere regolati facilmente con la brugola in dotazione. La frusta deve essere montata circa 5 mm al di sopra del fondo della ciotola. Non deve toccare il fondo. Il gancio con spatola a spirale si monta sulla macchina in un modo leggermente diverso rispetto agli altri utensili. Centrare prima di tutto l'anello e poi prendere la spatola centrale e ruotarla fino a quando non si inserisce bene nell'apposito alloggiamento. Le alette flessibili del gancio a mezzaluna possono essere rimosse e lavate sotto l'acqua corrente o in lavastoviglie. Il paraschizzi ha una duplice funzione: evita la fuoriuscita di schizzi durante la cottura e protegge dai vapori. Grazie alla pratica apertura è possibile introdurre comodamente gli ingredienti. In fase di cottura a vapore funge da coperchio per trattenere l'umidità all'interno della ciotola. Per assemblare il cestello per la cottura a vapore, inserire l'anello in plastica nella base, facendo attenzione che i manici si blocchino in posizione. Per la cottura a vapore versate 500 ml di acqua nella ciotola.